Luca Crescenzi, benvenuto nel posto delle parole. Buonasera. E buonasera anche a lei per raccontarci il libro di Herman Brock, L'incognita. Il romanzo è pubblicato dalla casa editrice Carbonio. Lei ne ha curato la traduzione e ha scritto anche l'introduzione a questo libro che è pubblicato, come dicevo poco fa, da Carbonio, e leggo nel risvolto di copertina che Luca Crescenzi ha studiato all'Università di Roma, Bonn e Monaco di Baviera, ha insegnato nelle università di Urbino, Pisa, Roma, Rostock, e dal 2015 è professore ordinario di letteratura tedesca all'Università di Trento. Ha scritto monografie e saggi sull'età di Goethe e sulla letteratura tedesca del Novecento e ha tradotto diverse opere, tra cui Schiller, Thomas Mann e così via. Ha rivestito poi diversi incarichi scientifici e dal 2019 è presidente dell'Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma. In che cosa consiste l'essere presidente di un istituto così fortemente votato alla cultura tedesca, Luca Crescenzi? L'Istituto Italiano di Studi Germanici è l'unico ente pubblico di ricerca italiano, come il CNR, come l'Agenzia Spaziale, come l'Istituto Nazionale di Geofisica, che si occupa esclusivamente di argomenti umanistici, con particolare riferimento alla Germania, perché così è nato, anche se la nostra intenzione, diciamo, è sempre quella di collocare le questioni della Germania e dei rapporti tra due tedeschi in un contesto europeo. E diciamo che è un compito molto affascinante che permette di fare tante cose anche per la conoscenza reciproca di due paesi che spesso si capiscono poco. E come mai spesso ci si capisce poco, a suo avviso? Perché non ci si conosce bene, perché in Europa non ci si conosce bene. L'Italia ha sempre gravitato in un'orbita, chiamiamola così, natamente latina, e quindi Francia, più recentemente la Spagna, mentre la Germania è un paese da cui ci dividono molte incomprensioni da secoli, diciamo, a partire dalla Riforma. Quindi ci sono forme mentis che sono per gli uni e per gli altri quasi precluse, e che spesso provocano dei malintesi o anche dei preconcetti o degli stereotipi. Noi siamo visti come il popolo del buon vivere e noi vediamo i tedeschi come il popolo dell'efficienza, ma non è che sia proprio necessariamente così. E qui andiamo nei cosiddetti luoghi comuni, che poi diventano veramente materiale che si passa di generazione in generazione, e lì si fonda poi anche un pregiudizio a volte proprio dai luoghi comuni. Luca Crescenzi, noi stiamo per raccontare questo interessantissimo romanzo, forse il romanzo che ha avuto più fortuna tra i libri scritti di Herman Brock. Chi era Herman Brock? Ma Herman Brock è stato l'ultimo forse dei grandi scrittori della generazione del primo Novecento. Insomma, la sua fortuna e soprattutto la sua carriera letteraria comincia tardi, perché per molto tempo si dedica all'industria di famiglia, comincia a scrivere all'inizio degli anni 30 e dopo pochi anni, diciamo, al momento dell'Anschluss dell'Austria e della Germania, è costretto a emigrare e si reca negli Stati Uniti. Quindi, diciamo, anche cronologicamente la ricezione della sua opera ha avuto delle traversie che sono dovute alle traversie della storia. Pian piano è stato riscoperto nel dopoguerra, soprattutto grazie a Milan Kundera, che lo considera uno degli autori che più lo ha influenzato e che conseguentemente ora, diciamo così, conosce una riscoperta più generale. Ma bisogna considerare che il suo capolavoro, cioè La morte di Virgilio, è poco conosciuto, è stato tradotto una volta sola in Italia, un romanzo impegnativo, joyciano, complesso, ma anche molto bello, molto lirico. E uno dei suoi capolavori, forse l'altro suo capolavoro, cioè La Verzauberung, L'incantamento, non è stato mai tradotto. Quindi, insomma, è un autore di cui sempre si loda la prima opera, I sonnambuli,
ma che in fondo ancora in Italia non è ben conosciuto. Piace molto però, questo sì. Eh sì, soprattutto proprio i sonnambuli, no? Perché poi spesse volte ci si sofferma su un solo titolo. E a suo avviso, visto che lei ne ha curato la traduzione, secondo lei perché non si va oltre a scoprire la scrittura di Herman Brock? Ma occasionalmente ci sono così degli affioramenti. Per esempio, qualche tempo fa un bel volumetto di Adelphi che traduce uno dei racconti di cui si compone l'ultimo, diciamo, romanzo di racconti di Herman Brock, che è Gli Incolpevoli di Schultz-Lawson, ha avuto un certo successo. Si chiama Il racconto della serva Zerlina ed è effettivamente un piccolo capolavoro, così come Brock nasconde molti piccoli capolavori nella sua narrativa apparentemente minore. Per esempio, all'interno della Verzauberung c'è un racconto di una trentina di pagine che si chiama Barbara, che spesso viene pubblicato in Germania separatamente e che è un capolavoro assoluto di psicologia, di intelligenza, anche di potenza emotiva. Adesso veniamo a questo romanzo pubblicato da Carbonio, Luca Crescenzi. Partiamo dall'immagine di copertina. L'immagine di copertina che è a firma di Edvard Munch. E già la dice lunga sulla scelta proprio di questa immagine. Ce la vuole far vedere? Ma sì, dunque, la copertina rappresenta poi fondamentalmente un cielo stellato ed è... questo il leitmotiv ricorrente del romanzo, no? C'è un tema di fondo che è il tema della notte, perché questo romanzo in realtà nasce proprio subito dopo I Sonnambuli, la trilogia dei Sonnambuli, e vuole rappresentare, o forse voleva rappresentare nelle intenzioni di Brock, un passo avanti nella analisi della realtà europea e degli individui che popolano questa realtà. E, un'immagine che fa da filo conduttore all'intero romanzo è quella delle stelle nell'acqua buia, le stelle nella notte. È un'immagine che il protagonista fin da bambino ricorda, perché il padre, uomo appunto della notte, lo ha condotto un giorno a fare una passeggiata inspiegabile, ha raccolto dei fiori e poi li ha buttati nelle acque scure di un fiume. È un'immagine che poi si moltiplica nel romanzo. Il tema è sempre quello di rendere plausibile l'incontro di cose opposte. E queste cose opposte poi alla fine hanno un loro disvelamento in una scena anche molto bella. Questa in realtà è un dialogo molto significativo fra i due dei protagonisti del romanzo, il protagonista assoluto, cioè Richard Hick, e il suo collega assistente di matematica Kapp Brun, che è, diciamo così, lo scettico, diciamo il full di cui non può fare a meno nessun romanzo che sia veramente riuscito. Ecco, per entrare a respirare l'aria di questo romanzo, Luca Crescenzi, io partirei proprio dalla parte finale di questo libro, dai lineamenti del romanzo L'incognita, scritto per l'appunto da Herman Brock, il quale scrive che è il romanzo dell'intellettuale, cioè di colui che fonde la sua vita intellettuale nel senso più radicale del termine solo e unicamente sulla conoscenza. Quindi la conoscenza intellettuale è in primo luogo razionale e scientifica. Ora, molto ambiziosa questa posizione, ma anche molto vera, leggendo le circa 180 pagine di questo romanzo. Ecco, il romanzo dell'intellettuale, qui la figura dell'intellettuale è una figura che esce in una forma sicuramente molto originale. Sì, diciamo che gli anni 20 e 30 riscoprono quasi per reazione ai tumulti della Repubblica di Weimar, alle evoluzioni della storia europea. Brock si trova in Austria, ma insomma segue e partecipa molto a tutto ciò che avviene intorno a lui.
riscopre la vita contemplativa proprio in reazione alla vita attiva, e l'intellettuale è inteso proprio come il contemplatore, colui che si dedica al sapere, colui che si dedica alla contemplazione della realtà per la sua comprensione. E questo rende alcuni dei romanzi più importanti di questo periodo, almeno fra quelli apparsi in Germania, quasi simili. Cioè, per esempio, ecco, proprio fra La montagna magica di Thomas Mann e L'incognita di Hermann Broch, diciamo, il lettore che riconosce entrambi può trovare alcune similitudini. Il problema è che al centro di tutto questo sta sempre colui che con l'intelletto e con il sapere cerca di reagire all'assenza di sapere, diciamo alla vita attiva, potremmo chiamarla con termine moderno, decerebrata degli anni dell'inconsapevolezza, e che poi porteranno alla catastrofe che conosciamo. Broch è ben consapevole che sta ragionando su questo, e poi sarà sempre insoddisfatto di questo romanzo perché non è riuscito a farne ciò che voleva che il romanzo fosse, cioè un grande controcanto al nihilismo contemporaneo. È anche per questo che forse è considerato un romanzo, forse utilizzo una definizione sbagliata, Luca Crescenzi, mi perdoni, un romanzo di passaggio tra quello che aveva scritto prima e poi le scritture successive. No, no, ma è un romanzo di passaggio per molti versi. È che Broch, come tanti scrittori della sua epoca, è un grandissimo descrittore del nichilismo e della follia collettiva, come succede nella Verzauberung, nell'incantamento, mentre come altri, al pari di lui, fatica enormemente a ritrovare dentro la realtà vitale, politica e anche intellettuale del suo tempo un filo conduttore positivo. Come altri lo va a cercare dentro l'individuo, e quindi il percorso che il protagonista dell'incognita compie è un percorso in fondo incompiuto, che però lo porta a vedere la possibilità di un'uscita dal nulla, di un'uscita dalla notte, come dice l'immagine più ricorrente del romanzo. Eh sì, l'uscita dalla notte, qui riprendiamo l'immagine proprio di copertina, che non è una notte definita, no, non è la notte di Van Gogh, che era già una notte che aveva un turbamento. Qui la notte di Edvard Munch è una notte che, dal punto di vista della psicologia, financo della psicanalisi, ci dice molto. Ma ci dice anche molto, guardandolo dal punto di vista psicoanalitico, in termini junghiani, proprio questo romanzo, Luca Crescenzi. Dunque, Broch è un intellettuale estremamente curioso, e naturalmente, come tutta la cultura austriaca, è condizionato dalla grande esplosione della psicanalisi, prima freudiana, gestaltica e junghiana. Questo, diciamo, è fondamentale come sfera del sapere che influenza Broch. Infatti, subito prima di iniziare l'incognita, aveva scritto alcuni racconti poi mai pubblicati, che aveva raccolto sotto il titolo di Racconti dello Zodiaco, e che dovevano rappresentare in chiave junghiana gli stati fondamentali dell'anima. Sono racconti anche questi ignoti in Italia, brevi, ma tra questi ce ne sono almeno due che sono due autentiche perle. E quindi per Broch, Jung è uno strumento, la psicanalisi junghiana è uno strumento attraverso il quale capire quali sono quei moventi fondamentali dell'uomo che lo possono condurre al di là delle oscurità da cui è continuamente tentato. Lo dico molto sommariamente perché il discorso sarebbe complesso, però ecco, mi limito a questo. Ecco, adesso andiamo a conoscere in 30 secondi, facciamo questa esagerazione, in 30 secondi la storia di questo romanzo che si svolge a Vienna, e troviamo questo matematico, questo giovane molto razionale, no? E qui sulla parola razionale indagheremo tra poco, e questo impiegato all'osservatorio astronomico vive la sua vita sulla ricerca, perde il padre, e poi in famiglia c'è
per così dire, un rivolgimento. La sorella Susanna si dedica alla fede e il fratello Otto tutto il contrario. Cerca di sfruttare tutte quante le possibilità per un estremo godimento. Ora c'è questa pluralità proprio di sguardo. Da una parte Richard, questo matematico razionale, dall'altra la sorella Susanne che abbraccia l'idea della fede, quindi il razionale diventa anche la mistica, e poi invece il fratello Otto che invece è ancora una volta il contrario delle altre posizioni familiari. E qui c'è un sondare dentro la psicologia, dentro le attività di queste persone che ci stupisce ad ogni pagina, perché lo scavo psicologico che Hermann Broch fa, e non solo quello, è veramente interessante, Luca Crescenzi. Ma sì, mi sembra una sintesi adeguata, a cui va aggiunto il fatto che Richard Hick è alla ricerca della perfezione, cioè persegue la matematica come l'ultima residua isola di onestà, la chiama rimasta al mondo, perché i calcoli tornano, perché i numeri non tradiscono. E però naturalmente avverte una mancanza, che è poi la mancanza che gli deriva dal concepire la matematica in opposizione al lato notturno paterno. Cioè è il mondo della chiarezza rispetto al mondo dell'oscurità. Hick naturalmente è uno studioso di teoria degli insiemi, quindi tende a raggruppare tutte le cose in insiemi congrui, no? E quindi la matematica è chiara come le mattonelle della sala in cui si trova nella prima scena del romanzo, come il sole che penetra attraverso le finestre, mentre oscuro è tutto il resto. Il grande problema, diciamo la grande evoluzione del romanzo, deve condurre a coniugare questi due insiemi apparentemente opposti l'uno all'altro in un senso compiuto. È una cosa a cui, Richard, non lo so se lo dobbiamo dire per i lettori, insomma in qualche modo cerca di pervenire attraverso un'esperienza, un'esperienza erotica che lo cambia. Lo cambia e gli fa intravedere la possibilità di coniugare le cose. Cioè, non va sottovalutato Otto, cioè il fratello minore di Richard Hick nel romanzo. Effettivamente Broch era insoddisfatto, secondo me, proprio perché non era riuscito a dare a quella figura la rotondità che avrebbe voluto, ma Otto è un pittore. Nella complessività del romanzo rappresenta l'arte che non trova la sua capacità di espressione. E qui sulla figura di Otto vorrei soffermarmi, perché non è certamente, come diceva giustamente lei, periferica, anzi Otto aveva dalla sua, sì, un estremo godimento, ma anche un estremo godimento nel coltivare la passione e lo studio dell'arte, perché a lui l'arte gli andava bene in qualsiasi forma, no? E dicendo questo non che accettasse tutto, però era una particolarità del suo carattere, della sua personalità, e quindi anche nei confronti della sorella Susanna, no? Quando all'inizio del libro, se ricordo bene, si parla della cappella di Susanna, dove in quella cappella lui avrebbe voluto, se ricordo bene, trovare uno spazio per decorare e quindi dare anche a quello spazio un côté artistico. Sì, è proprio così. Il problema è che Otto, che non riesce, non può diventare pittore perché non ha i mezzi per diventarlo, quindi diventa fondamentalmente un grafico. È un grafico bravissimo. Tant'è vero, mi scusi se la interrompo, verso la fine del libro, senza nulla svelare, Otto dirà, se ricordo bene, io non diventerò proprio niente. Esatto, cioè questa è proprio la tragedia dell'arte che non riesce a trovare la propria forma espressiva, che può abbracciare tutte le forme espressive ma non riesce a dire quella essenza delle cose a cui vorrebbe pervenire. E questo, diciamo, è il dramma di Otto, poi non diciamo come evolve questo dramma. Certo, e anche in sé, se vogliamo, in senso artistico, nello stesso momento in cui io artista dico io non diventerò più niente, già quello lo possiamo considerare un gesto artistico, no? Oppure no, Luca Crescenzi?
Certo, è il gesto dell'arte che interpreta la realtà che è intorno come la realtà del nulla, e quindi l'artista può solo annullarsi come così, diciamo, fino a aderire completamente a quella realtà che osserva, perché non bisogna dimenticare che Otto è un pittore, quindi ha un atteggiamento eminentemente estetico e empatico rispetto alla realtà. E quindi in qualche modo la vive e la soffre in modo immediato, ama le donne, ama il calcio, ama qualsiasi sport, si compiace di ogni bellezza, e però naturalmente non sa dare una forma a tutto questo e alla fine diciamo si perde dentro a questa confusione di sensazioni. Ecco, io trovo molto bello questo, se posso dirlo, di Broch, spesso e volentieri letto come lo scrittore filosofo, il saggista, come colui che coniuga riflessione intellettuale e letteratura, filosofia e letteratura, psicanalisi e letteratura. In realtà la grandezza di Broch sta nelle sue immagini poetiche, perché la letteratura diciamo non è filosofia, diciamo, la letteratura ci offre l'immagine di una realtà e mette alla prova le riflessioni della filosofia, e questo Broch a mio avviso lo fa in modo straordinario, almeno in alcune sue prove. Luca Crescenzi, ma lei come ha conosciuto la scrittura di Hermann Broch? Beh, diciamo che chi fa il mio mestiere deve conoscerla. Per forza. Ma in realtà è una scoperta precoce, perché diciamo quando io ancora facevo le mie prime letture mi imbattei nella storia della letteratura tedesca di Ladislao Mittner, che è sempre un grande capolavoro, che parlava straordinariamente bene dei tre romanzi che compongono la trilogia dei Sonnambuli, e allora insomma avrò avuto 18 anni, mi sono messo a leggerli e effettivamente, come dire, è nato non proprio un amore spassionato, ma certo una fascinazione è un piacere della lettura che perdura ancora. E a proposito di fascinazione, come si è lasciato attrarre dalla fascinazione della traduzione? Ma dunque, ecco, questo è un altro paio di maniche, perché la traduzione dell'incognita presenta difficoltà non indifferenti, per una ragione precisa. Proprio perché Richard Hick, che è diciamo così la telecamera che osserva tutto quello che accade intorno a lui, tende a raggruppare tutto ciò che vede in insiemi congruenti, è lo strumento stilistico che Broch utilizza più di tutti è la ripetizione, che in tedesco, come dire, è tollerabile perché è sufficiente comporre, è una lingua agglutinante, basta creare un composto in cui sta dentro una parola, e quella parola perde il senso della ripetizione. Quando si traduce in italiano bisogna sempre evitare, ed è un lavoro improbo, il rischio della ripetizione. Anche perché se lo si evita poi si perde un po' questo livello stilistico della volontà di Hick di dare un ordine alle cose sulla base dell'insiemistica. E questo... diciamo, io non so se la sfida è stata vinta, però insomma è stata la principale sfida della traduzione. Hermann Broch, L'incognita, il libro che abbiamo attraversato insieme con Luca Crescenzi, che ha curato la traduzione. Il libro è pubblicato da Carbonio. Ma prima di salutarci, Luca Crescenzi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ce ne sono diversi. In realtà leggo più libri contemporaneamente, e a parte diciamo quello che faccio per lavoro in questo momento, sto traducendo il primo volume dei diari di Thomas Mann. Il libro che sto leggendo in questo momento è un vecchio classico. Sto rileggendo La Recherche di Proust. Pare brutto, ma insomma. E perché può apparire brutto La Recherche di Proust? Perché pare sempre brutto dire che si legge La Recherche, perché è forse il libro più impervio di tutta la storia della letteratura del Novecento, allo stesso tempo uno dei più grandi e dei più belli, e dà sempre un'aria di snobismo dire che si sta leggendo La Recherche, almeno nel nostro ambiente, perché diciamo uno di quelle imprese che si compie una volta soltanto e poi non si fa più. Io però
ogni tanto ci torno sopra. E a che punto, della vicenda prustiana è arrivato Luca Crescenzi? Ah, no, siamo ancora agli albori, sto rileggendo il secondo volume, All'ombra delle fanciulle in fiore, quindi siamo ancora in alto mare. In alto mare prima di arrivare alla centralità di questa straordinaria narrazione. Grazie, grazie davvero Luca Crescenzi del tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi. A risentirci. A risentirci, grazie.